Allora, era stato presentato a tutti come un attaccante generoso, combattente, ma che vedeva poco la porta, insomma, si diceva, no? Mi pare che i numeri finora dimostrino il contrario, sarà la Serie B, sarà la squadra, insomma, ha fatto 4 gol senza essere stato sempre titolare, più un altro in Coppa Italia. A che, diciamo, a debitare questa trasformazione, se è una trasformazione? Obviously, I came here and my goal scoring record wasn't the best, but playing on this team, I'm gonna get chances to score goals, and at the minute I'm taking them. So if I can keep on continuing to do that, and hopefully I'll have a good season with double figures. Sì, in effetti non sono mai stato presentato come un bomber, però il fatto che la squadra stia costruendo molte chance a partita, come è capitato ad esempio ad Avellino, mi sta aiutando a mantenere questo tipo di rendimento. Il mio obiettivo è chiudere il campionato in doppia cifra, spero di poter continuare ad esprimere su questi momenti. Lead the player. You have no space of time on the ball at all. Once you receive the ball, there's one or two players looking to take it off you. But I came here and the coach told me all about Serie B. Told me it was going to be difficult and I'm going to have to work hard. And I'm doing that, and obviously I'm benefiting from doing it. È un campionato duro, la Serie B, nel quale a volte il pallone ti arriva una o due volte a partita in maniera pulita. L'importante è farsi trovare pronti, quindi io non credo che in questo senso sia di particolare aiuto giocare in questo campionato. Sin dal ritiro mi era stato detto che questo tipo di torneo sarebbe stato in questo modo e ho cercato di adattare le mie caratteristiche a questo tipo di gioco. Allora, vuoi proseguire tu? La squadra ha ottenuto risultati forse migliori e anche prestazioni forse generalmente migliori in trasferta piuttosto che in casa. C'è un motivo secondo te? No, I don't think there's any reason at all. Just the way that's working out at the minute. We've probably been playing better at home than playing away, but we're managing to pick up more results away from home. But as I said, there's something that we have to sort out if we want to get one of the Serie A. We need to sort out a home record. And if we do that, we'll end up with the season, so we want to wait. Non c'è nessuna ragione particolare, secondo me, per la quale stiamo ottenendo migliori risultati in casa rispetto alle partite di trasferta. Penso che al Barbera ci siamo espressi più o meno allo stesso modo, tanto è vero che abbiamo ottenuto 2 vittorie e un pareggio in casa e 2 vittorie e un pareggio in trasferta nelle ultime partite. Sappiamo che il raggiungimento della Serie A passa anche dal nostro rendimento casalingo, dunque cercheremo di avere delle prestazioni quanto migliori possibili. Ciao, solitamente sei stato molto più incisivo entrando dalla panchina. Questa è stata la prima partita in cui invece partendo dall'inizio hai fatto bene, non solo per quanto riguarda il gol, ma hai mantenuto lo stesso livello di prestazione per tutto l'arco dei 90 minuti. Che cosa vuol dire questo? Che tu sei in crescita a livello fisico, mentale, e quindi stai migliorando rispetto a prima? Yeah, I'm getting fitter as well. I think when Mr. Kim take over, I wasn't fit. I had one or two re-injuries that I picked up and I missed training for a week or 10 days, but I'm feeling good now. I'm working hard in training to try and get match fitness. I think on Saturday I showed that I'm nearly there, and my work rate was a lot better, and the bonus doing that was getting the goals as well, so it was good. Sì, in effetti la mia condizione è in miglioramento, ho avuto 2 piccoli acciacchi e con il mister abbiamo ovviato cercando la soluzione migliore. La mia condizione sta migliorando grazie al duro lavoro che stiamo svolgendo in questo periodo e sono contento che gli sforzi siano stati ripagati da questo gol.
Nelle ultime 6 partite avete fatto un balzo in classifica incredibile, siete quarti, credo a 4 punti dal primo posto, è arrivato Iachini, che cosa ha portato di nuovo, di diverso rispetto a Gattuso? Not at all. I think Gattuso was here. He brought the team's first, a team which is still there. We're still working as hard individually and as a team, but I think luck's on our side at the minute, and we're picking up results that maybe we didn't before. But I think everything that is in the team, it was there when Gattuso was in charge. But obviously, as I said, luck's on our side now. In realtà non è cambiato molto, Gattuso insisteva molto sullo spirito, con Iachini forse lavoriamo di più sulla tattica, ma in generale il nostro grado di lavoro è sempre stato molto alto, sia a livello individuale che collettivo. Quello che è cambiato ed è un dato di fatto, diciamo, non c'è una ragione in particolare, sono i risultati. Tripi Repubblica, Giglio CTS e poi Gatto Serena. Ritorno su quello che aveva chiesto prima Fabrizio, se ti viene più facile giocare, partire dall'inizio insieme ai compagni, se riesci a essere più decisivo quando entri, magari anche per brillantezza fisica nel corso di una partita. For me, I want to start from the first minute. I didn't come to the Palermo to sit on the bench and watch the team pick up results. I want to play in every single game. And obviously, some stages in the first 5 games I've started on the bench. But it's up to me to work hard and train and ensure and monitor that I'm capable of playing for the first minute. And he has to trust me, so if he doesn't trust me at the minute, I will work hard and hopefully whenever I get the chance to play, I'll perform and I'll score goals. And it's going to be hard for him leaving here. È normale che nessun giocatore preferisca partire dalla panchina, tutti vogliamo giocare dall'inizio. Quello che io posso dire è che cercherò di mettere in difficoltà il mister con il mio rendimento e con i gol, cercando di partire quanto più possibile da titolare, perché penso, diciamo, che sia l'obiettivo di tutti, non credo che i miei compagni si comportino in maniera diversa. Poi vorrei farti 3 brevi domande. La prima è, ci spieghi l'esultanza, che se non altro è molto divertente rispetto a quella idiota di levarsi la maglietta. Can you explain for the jet? Two friends. Super really. That was pretty good. We heard a song in the hotel. And I liked it, and Iris decided to show us the dance that I'd usually do at the disco. So when I scored, he decided to do it, so I joined in, and I've seen it, and I never did. It's probably one of the worst dance moves I've ever seen, so... Siamo solo due amici che hanno voglia di scherzare. Venerdì abbiamo ascoltato una canzone da discoteca e abbiamo cominciato a mimare un balletto, e la fortuna appunto che domenica si sia incontrati per questo. Allora, sperando di rivederlo. Sì. Poi l'altra invece domanda è questa: con il Trapani, tenuto conto che ribadisco quello che gli ho detto la prima volta, che sono convinto che se lui giocasse sempre tutte le partite e battesse i rigori, probabilmente farebbe veramente 30 gol. C'è la possibilità comunque che possa farne magari domani, regalare una doppietta al Palermo, magari un gol su azione e uno su punizione? Lo vediamo ballare 2 volte. Per me I'd be happy with no goals and obviously 3 points. I've played in the biggest derby in football, the Rangers Celtic, so I think winning the derby is something special. It comes down to whoever wants it the most, and whoever's got the biggest heart on that day. Past performances doesn't come into it at all, so I think on Saturday it's going to be a tough game. Fans, they want to win it. We want to win it for the fans and the president, so it's going to be an interesting game, and hopefully we'll come out on top with 3 points. Sarei felice di non realizzare nessun gol e di ottenere 3 punti con la squadra. Credo di aver giocato il derby più sentito del mondo, che è quello tra i Rangers e il Celtic di Glasgow, quindi so cosa significa l'atmosfera
dei derby, è una partita in cui non conta nulla il rendimento del passato, è una partita in cui ci giochiamo tanto in 90 minuti, sarà una partita difficile e intensa, interessante, ma vogliamo fare bene per i nostri tifosi, per regalargli una gioia e per il presidente. Ecco, ti faccio l'ultima domanda proprio i tifosi. Girando per Palermo, nei mercati, dovunque vado, il tuo nome ormai è diventato un beniamino. Ecco, che effetto ti fa scoprire di essere diventato il giocatore più amato del Palermo? Da te si aspettano di soppiantare Amauri e Toni nei loro cuori. E Miccoli. It's obviously good coming to a team that the fans teach you straight away. It's important as a player to get the confidence of the fans. I've only scored 4 goals so far, and I'm hoping to finish the season well in the double figures, and hopefully that's enough to get us to Serie A, and obviously every day that's my reward for the fans giving me the trust. Sempre bello e importante sentire per un giocatore la fiducia dei tifosi. Ho fatto 4 gol e spero di poter farne ancora anche per regalare delle gioie a loro. È naturale che l'unico nostro obiettivo sia tornare in Serie A, e so che questo passa anche dal mio rendimento individuale. Domande, Giorgio? Sì, volevo chiedere, vista la partita col Trapani, se tu quando hai giocato nelle partite in Scozia hai deciso, comunque segnato in qualche derby, e quindi quanto può essere importante affrontare questo tipo di partite, e poi dall'altra parte se il fatto di segnare su punizione è un'arte che hai affinato qui a Palermo o magari la alleni da tempo? Yeah, I scored one in my last ever derby, also before I left. The feeling to score against your biggest rivals is extraordinary. That's probably one of the best moments of my career so far. Obviously, we went on to win the game as well, so it was another bonus for the team. Sì, ne ho segnato uno nell'ultimo derby che ho giocato ed è veramente una sensazione fantastica regalare questa gioia in più ai tifosi segnando contro i più acerrimi rivali. Devo dire che è stato uno dei momenti più belli della carriera. Of course, a few kicks, not as obviously not as many, as frequent. Been practicing and training, is taking free kicks, and obviously I'm benefiting from it now, and hopefully I can keep on continuing and obviously keep on scoring more. In realtà non ne avevo segnati tantissimi prima di ora, ma mi sono allenato molto, so che può essere un bonus nel corso delle partite sfruttare queste situazioni di palle native, quindi continuerò ad allenarmi per migliorare. Possiamo sapere che derby era quello di cui parlavo prima, di che anno? Diceva l'ultimo che ha giocato in Scozia, quindi contro Celtic. Quanti anni fa? Penso che sia stata la stagione 2011-2012, per l'ultima carriera. Riparto proprio da qui. Lui è stato grande nel Reggio Emilia, giocava la Champions, era nel giro della sua nazionale, e poi ha accettato la scommessa di venire a Palermo in Serie B. È un Lafferty diverso rispetto a quello che ha giocato in Scozia? Si sente più maturo e quali obiettivi vuole raggiungere a questo punto col Palermo, considerato che ha accettato di scendere di categoria da tutti i due? Obviously, it was an experience playing the Champions League for a career injury. Obviously, the experience is probably playing the best league in the world is good. But coming to Serie B, I knew it was going to be different, and obviously playing Scotland well, it's kind of the same type of football. But I've got the experience into the team, and I know what it's capable of, having big matches and games that you have to dig deep, and obviously matches that you have to win.
È chiaro che in passato ho avuto grandi esperienze di giocare alla Champions League, probabilmente più grande sogno di ogni calciatore, perché si tratta della lega più competitiva che esista al mondo, ma giocare in un campionato difficile come quello italiano e in Serie B è sicuramente un miglioramento del mio bagaglio tecnico. Io d'altro canto cerco di portare alla squadra questa mia esperienza, so come si vincono le grandi partite e cerco di poter portare questo contributo alla mia nuova squadra. L'ultimo per piacere? No, volevo un attimo riagganciare a quello che ha detto Paolo, ma lui che cosa si aspetta da questa sua scelta che comunque lo ha portato a scendere di categoria? Cioè lui in prospettiva vede la A, vede la permanenza in A col Palermo, che cosa? That all depends on how well I play. I don't depend on kind of really some stage of my career and see how what's the difference is. But I don't know, I'm not playing with Palermo. I've came here to help them get to Serie A, and I hope that next season, if we do win the league, I'll get to see how difficult the Serie A is, and hopefully we'll be with the longer. Tutto dipende da come continuerò a giocare. Al momento il mio unico obiettivo è raggiungere la Serie A con il Palermo e posso dire che per il futuro spero di poter vedere quanto è difficile il campionato di Serie A italiano con la maglia. Sì, Fabio, dobbiamo proprio dire. Sì, due domande veloci. Tu e Belotti, fino adesso vi eravate distinti per essere quelli che entrando decidevano i risultati delle partite. Come giudichi Belotti, se lo ritieni anche simile per certi versi a te? E poi, quanto è importante poter vincere il derby sabato per collocarsi definitivamente nei piani alti della classifica? Non credo che sia un singolo player, ma è un very good player. A big player for Palermo in Italy. The things that he does in training for such a young player, you just have to take note. But he's a Palermo player, and we're lucky to have him with the team. Whether he's starting on the bench to come on for the last 30 minutes or so, or whether he's playing from the first minute, he's going to be an important player no matter how long he plays. And have someone like that in the team that come on and the change of game is important, especially if the strikers are on the pitch and performing or isn't getting any luck in front of goal. So it's good that we have 3-4 strikers that can come in and change the game. So it's good. Non credo ci siano grandi somiglianze nel nostro modo di giocare, ma penso che Andrea sia un ottimo giocatore per il Palermo. Non è importante quanti minuti gioca, ma il fatto che riesca a dare un contributo importante anche in partita in corso è un'arma in più. Da è importante per il gioco. Per il punto di vista, è importante avere 3 punti per arrivare più alla tavola, più al top. Ma per i fan e per il presente, è importante vincere il gioco. To get one over on the biggest rivals in the league, so it's going to be an important game for both regions. Hopefully we'll come out on top and we can enjoy getting the victory. Sempre importante vincere e ottenere 3 punti avvicinandosi alla parte più alta della classifica. In questo caso però credo che i tifosi rosanero sentano la partita in maniera particolare. Vincere conta di più anche per il presidente, non so. Grazie a tutti ragazzi. In campionato il Lodi irlandese.